Sono 120 gli autoritratti dipinti dal pittore reggiano Antonio Ligabue. Molti di questi sono in mostra a Traversetolo, nel Parmense. Vediamo. Su un migliaio di quadri ben 120 sono autoritratti e la conferma che Antonio Ligabue quando dipingeva lo faceva innanzitutto per sé, anche perché all'epoca nella bassa reggiana nessuno voleva mettersi in casa un dipinto di quello che veniva definito al mat. E nella mostra Antonio Ligabue e la follia di un genio, ospitata alla Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo nel Parmense, c'è una vasta serie di quegli autoritratti nei quali Ligabue metteva il proprio dolore esistenziale. In uno solo, chissà perché, accenna un velato sorriso. Ligabue è la forza della natura, per cui gli scaturiva da dentro quello che doveva fare. Un artista vero è solo così. Nelle sale della mostra ci sono anche le sculture realizzate dall'originale con l'argilla del Po che l'artista masticava a lungo per renderla duttile. Ma quella di Ligabue fu una vita passata a contatto con l'universo animale che amava tanto e che ritraeva in modo rigoroso imitando i versi delle bestie mentre le dipingeva con colori frenetici in una visionaria ricerca identitaria. E così dagli animali domestici del primo periodo si passa alle tigri dalle fauci spalancate, ai leoni mostruosi, ai serpenti, una vera e propria giungla che Ligabue immagina con l'allucinata fantasia tra i boschi del Po.